parlavo stamattina, istantopatia congenita, acidosi enzima metabolica, citopatia mitocondriale trasmessa dalla madre, svolgono un ruolo centrale nella prevenzione pre-primaria e primaria. Ma perché dico questo? Perché io sono sempre un ignorante e mi faccio una domanda. È vero che tutto ricopre un ruolo fondamentale? Abbiamo visto il microbiota, l'intestino, l'alimentazione, abbiamo visto l'epigenetica. E io dico, ma perché uno si ammala di tumore, l'altro di diabete, l'altro di malattie cardiovascolari, l'altro di reumatismo? Perché c'è così una diversità, se tutti questi sono denominatori comuni delle malattie? Vuol dire che si nasce con una costituzione e un terreno di quella malattia, una predisposizione per quella malattia. E lui lo spiega, lo fa vedere in pratica, metti una persona sul lettino, fai la perscussione ascoltata dello stomaco e in base al reale, al riflesso specifico dello stomaco, tu capisci se lo stomaco si muove, se la persona ha o no un reale rischio congenito dalla nascita. E lui lo insegna ai medici, e allora dice questo, guardate, poter tracciare la linea di demarcazione che separa gli individui sani da quelli predisposti a malattie cardiovascolari, diabete, tumore, eccetera, riconoscendo gli individui con reale rischio congenito, localizzarlo e quantizzarlo con precisione ai fini del monitoraggio terapeutico è fondamentale. Lo strumento impiegato? Il fonendoscopio. Non costa nulla, eh? Non costa quello, non è un business, quindi non interessa a nessuno. Disporre di terapia medica che elimina la predisposizione al cancro con la terapia ristrutturante mitocondriale. Adesso mi fermo qua perché volevo dare un messaggio. Quindi, lui dice, una parte del corpo umano è energia e materia, e un miliardo di parti è energia e informazione, come ci diceva stamattina la dottoressa Oviglia. Quindi, perché non viene presa in considerazione? Perché non viene presa in considerazione? Questo è un esperimento che lui, voi lo chiamate qui, ve lo ripete 100 volte. Questo è un esperimento che lui ha fatto con Marina, che è sua moglie, e la gemella. La gemella era a Pavia, loro abitano a Sesto Levante, e lui ha monitorato la variazione di quello che accadeva alla moglie in casa sua secondo quello che facevano alla sorella a Pavia. Com'è possibile? E se non è vero, provalo, dimostralo, dimmi perché non è vero. No, non è vero, non ci credo, è mica la fede, è mica credere in Dio, no? Devi solo ripetere. Se lo ripeti e anche tu lo vedi, com'è? È clinica. E questo è di cui parla. Poi la terapia ristrutturante, naturalmente il self-food fa parte della terapia quantistica ristrutturante, questo è l'esperimento di Lori, un bambino nato da una madre con reale rischio congenito, da cui ha fatto la terapia, è nato sano. Lui fa così, vedete, questa è la percussione ascoltata, e poi a seconda dei vari tempi di sensibilità, naturalmente c'è tutto un mondo, qui bisogna essere medici, clinici, e soprattutto studiare e praticare, perché è tutto un discorso di microcircolazione, dei vasi comunicanti, dei vasa vasorum, dei blocchi, dei DEB neoformati. Le vene sono pulite e poi ti viene un infarto. Com'è possibile? E perché il microcircolo che ha un problema di malformazione non arriva a cosa? Ossigeno. La microcircolazione. Se è vero che il colesterolo è un problema, perché la placca avviene qui invece che qui? E non qui. Perché? Perché in quel vaso, sono sempre ignorante, in quel vaso, in un punto che c'è l'endotelio, c'è una disfunzione endoteliale, mitocondriale, del DNA mitocondriale in quel punto e non in un altro. Ecco perché lì poi c'è il problema. E quindi il reale rischio congenito è un possibile.
siamo nel rimodellamento microcircolatorio circoscritto che ha disegnato i dispositivi endoarticolari di blocco neoformati patologici. Quindi il DNA mitocondriale e i mitocondri. E quindi il ruolo diagnostico dei DEB è importantissimo per la prevenzione. E poi il brain sensor, beh, sarebbe lunga da parlare. Comunque c'è la società che fa questi corsi, che parla soprattutto di mitocondri e dell'azione a livello della funzione mitocondriale. Ok, e qui sono tutte manovre che spiegano come funziona. Non sono io, Terziani l'ha dedicato questo segno a mio papà. Ok. Questo è il bambino nato senza reali rischi congeniti, quindi il lobo dell'epigenetica, vedete? E questa è la terapia ristrutturante mitocondriale, che per qualcuno interessa, basta mandare un'email. Questa è veramente interessante. Quindi lui dice, la semiotica biofisica quantistica, la misurazione del clinica, la valutazione funzionale dei sistemi biologici e per condizionamento di numerosi segni di semiotica biofisica, simultanei e non segno di spartizione, permette di riconoscere la nascita e reali rischi congeniti dipendenti dalle reali costituzioni caratterizzati da rimodellamento microcircolatorio. La terapia quantistica mitocondriale strutturante elimina le costituzioni dei reali rischi congeniti. È interessante, è importante. Non interessa a nessuno, non so come mai. Non so come mai. Boh, assiste, cazzate. No. Che dobbiamo fare? Andiamo avanti.